Amanuto lo 60 ve marmasta tanta tanta, amanuto lo 61 ve marmasta senza padrone, come le pecore spatriate, viva Sant'Antonio Abate. Lo governo di Borbone che ha scritto a Pio IX che l'avesse aiutato in questa guerra dichiarata, ma lo papa si ha pregato, viva Sant'Antonio Abate. Che gli pigli un accidente a Garibaldi e Don Clemente, la buca Napoli l'ha piata, a Vittorio l'ha consegnata, agli poveri già avanzata, viva Sant'Antonio Abate. Oh.
parla sempre più frequentemente di cultura popolare ed io vorrei sottolineare un aspetto della cultura popolare mai sufficientemente sottolineato. Il popolo una volta organizzava i suoi spettacoli, se li gestiva autonomamente, se li godeva. In poche parole, chi inviava il messaggio si identificava col fruitore e viceversa. Questa esperienza abbiamo voluto tentare di ripetere mettendo in scena Quando l'amore impazzire ti fa. Un intero paese ha partecipato gratuitamente alla realizzazione di questo lavoro e l'intero paese ne è anche l'ideale fruitore. La commedia tenta di far rivivere un episodio di brigantaggio realmente accaduto dopo il 1860 in questo paesino della provincia di Chieti. I cittadini di Gessopalena l'hanno rivissuto così. Queste canali non c'è più serietà, non c'è rispetto e soprattutto non c'è più costanza nel lavoro. Tu giù, fate una bevuta, no? Grazie Nicola, ma bevo poco, solo quando mangio, ho lo stomaco molto delicato. Ma se vedi che li si tratta troppo buono. Noi ma quando li strafaneggia, roba rustica. Perciò teniamo uno stomaco da ferro. Beati voi, potete levarvi le voglie che volete. E fagiolini, patatine, insalatine, verdure, pizza calda, la polenta, eh? E invece io, sempre lo stesso pasto. Un po' di indivia cotta, un paio di piccioncini arrostiti, ogni giorno che fate di. Ma è freddi! Povero Don Giovanni, e come fai a campare? Gna di volico, come Dio vuole! Don Giovanni! Che dici, Lorenzo? E sai che ha detto che vuoi onde film alla mamma stamattina? E che ha detto? È venuto da zappare tutto sudato, si è settato la prietele. E quando la mamma gli ha portato un bel vaccinetto di rapa gli ha fatto, ma fui mattina, lo corpo usato la freccia. E se ne dita zappare senza magna! Che fisi! Che vigore! Via da esso vorrei avere io la sua salute. Purtroppo ho i miei acciacchi e il mio corpo è debilitato. Le sai lo proverbio? Chi te li dente non te lo bane, chi te lo bane non te li dente per la lasciamo posta. Andare, Lorenzo, lasciamo andare. Piuttosto che giornata splendida. Un tepore che invita ad andare a lavorare nei campi. E invece vedo tanta gente che passa il tempo a ridere, a bere, a oziare. Ecco, il fattore mi ha riferito che non hai ancora terminato di lavorare il mio fondo e stiamo a maggio. Che aspetti, Nico? Signor sì, è un pezzo che zappa, come si stocca lo filo delle reine. Ma il lavoro santifica l'uomo. E infatti sono ridotto a fare tre bestie. Come? Non capisco. Cosa facile? Io faccio l'asina a fatia, a zappare la campagnata. La sera faccio lo mulo per portare le fascette per lo fuoco. E la notte faccio un'altra bestia. E sarebbe? La notte fa un giavarri e le mando uno. Bravo Nicola, fai anche lo sport. No, veramente io volevo dire un'altra bestia, ma
Per paura di offendere la signora, ne so. Vuole dire l'utore, quelle che ci fate sempre tu. Bei tempi passati che non tornano mai più. Però, mi arrangio pure adesso. Non mi posso lamentare. Che te le benedica, senza marugia. Ma... Signor, sì, tale mi ha dato il tuo telegramma. È urgente. Un telegramma? Un telegramma? Che cosa? Ma che effetto si è passato con la vista, mo? Cose da pazzi! È successo qualche disgrazia. Sonno io che ho fatto. E ora che faccio? Ma se può sapere che è successo? Che faccio ora? Garibaldi è sbarcato in Sicilia con due navi cariche di soldati e fa la guerra contro di noi. Lorenzo, qua non si scherza, soldati come quelli sono senza timore di Dio. E chi è questo? Non sa la gente. Ma che vuoi? Che va a cercare da noi? Ma bisogna fare qualche cosa. Ma bisogna riunire la giunta. Bisogna riunire la giunta e prendere qualche decisione. Midio! Midio! Raduna la giunta. Presto! Ma signor, ma ci sta pericolo che se ne può scappare che le picciuntine rosse. Ma zitto, Lorenzo, ma non dire fesserie. Ma nessa l'ora, madonna moglie. Facciamoci una trappa brutta, ne vuoi? A noi che può succedere? Qualche menestra di fuori sempre due. E poi ci stiamo abituati. Alla salute. Alla calata, ora è sangue e latte. Buongiorno. Ci vedo una giornata. Ma mi dici che c'è ieri, ma in ci vai. Perché? Non sai perché te ne ho fatto un bene. Perché non ci vedo? Io ci volessi venire. Ma tu lo sai che io parto. E io ti vengo appresso. Vai per soldato. E io come faccio? Non posso stare un giorno senza che te vedi. E che ti avviene che io sono contento? Che sai che facesse per andarti? Quando passi 10 anni, Maria? 10 anni. E io mi mordo, no? Io mi mordo se stengo tanto tempo senza che te vedi. Non dire così. Tu sai che mi dispiace. Ma che vuole un re? Ti ha fatto grosse cose. O te fate macacco? È la legge. E solo per noi ci sta la legge. Perché non parte un fido un padrone? E chi le non parte perché è fortunato, chi le sforza l'educato. E manco tu, no? Non parte. Ma come faccio? Ci sta lo carcere perché non ti presenta. La fucilazione. E tu? E tu ti andai a scuola? A dove? C'è tante bosche che attorno. A magnate le portiere. Che stranezza la vita. La mamma. Cresce lo figlio, giorno più. Ora per ora, gli dà lo latte, lo sa anche se, la rascalla, si impegna la gola per farlo grosso, dopo l'anno freddo per tutta la gioventù, 10 anni, l'anno è più bello. Tonà, non parte, e se vuoi partire, accidami prima, eccoci, non so. A te hai ucciso, a qualche altro hai ucciso, non a te. Qua siamo 6 persone, ma non siamo nessuno. La decisione che prende la giunta deve rimanere segreta. Quello che fa la destra non lo deve sapere la sinistra. Dunque, come già vi ho accennato per la strada, Garibaldi è sbarcato a Marsala. Sapete che hai preso un virabondo? Non scherzare, non scherzare. Qui siamo per studiare come dobbiamo metterci. Temi c'è a tavolino, quando parla di bottega, una pezza di formaggio. Dai, ma volete capire che in questa faccenda possiamo andarci di mezzo noi? Noi siamo tutti possidenti, abbiamo degli averi e di conseguenza dobbiamo studiare il modo come di
difenderli. Gli tengo una bella stuppetta. Ma chi sarà il nemico nostro? Garibaldi. E se vince? E se vince? Tutti e due. Ma uno deve vincere. Ma chi? E se non lo sei tu? I primi nemici nostri sono i cafoni. Questi, comunque vadano le cose, se noi ci compromettiamo, ci salteranno addosso e ci ruberanno tutto quello che noi possediamo. Perciò dobbiamo stare attenti, vigili, e soprattutto dobbiamo tacere. E chi parla? Insomma, che dobbiamo fare? Niente. E ci si chiama per dire questo? Oh, si vede che non hai capito. No. E allora ve lo spiego. Noi non dobbiamo fare assolutamente niente. Questo l'abbiamo capito. Dobbiamo attendere. Trattare bene i cafoni, apparentemente si capisce, concedendo magari qualche cosa, a parole ben inteso. E quando vediamo chiaro, e allora ci buttiamo col vincitore. E lo potevi dire prima che attacca malovendi che fai. Questo è l'arte rosa. Noi la fate sempre. Dobbiamo fare come l'olio, sempre a galla. Vedo che ci siamo capiti. Il re nostro è bravo, ci vuole bene, ci ha fatto fare sempre il comodo nostro. Quindi se vince Francesco noi siamo a posto. Se vince l'altro è un'incognita. Certo, a noi non mancano i modi, per i modi adatti alla bisogna, però dobbiamo agire con tatto. Schiaffa il nostro mucca, state buona Cristo. Ma dice che Achille dentro le chiese ci rimette le cavalle. E noi ci rimetteremo pure i porci, le pecore. E lega l'asino dove dice il padrone, dormi tranquillo. Don Giovanni, che non avessamo sbagliato. Avesse a fare che uno sta per vengere e dopo perde. E ne è la prima volta. Ma la Sicilia non è qui vicino. Prima di arrivare da noi Garibaldi deve passare per Napoli, non sia mai. E quando è caduto a Napoli, re Francesco è spacciato. E allora saremo tutti garibaldini. Ma intanto la gente chi è madre? Poche chiacchiere, molte gentilezze. E a chi le che te le figlie, per soldate? Che la guerra non è la guerra. È una scaramuccia. Che tutto si risolverà in poco tempo. D'accordo? D'accordo. La seduta è sciolta. Middio. Middio, tu devi stare molto attento. Mi devi riferire ciò che si fa e ciò che si dice. Devi origliare sempre. E adesso fingiamo di non aver detto niente. Volete vedere come si cogliono la gente? Ehi ragazzi, venite qua, prima ho scherzato. Cantate, ridete, ballate, state allegri. E poi, stasera tutti a casa mia. Vengono venelle che si limita la cena. Forza ragazzi, allegria, allegria! Ci vediamo a casa, eh? Tutti a casa mia! Ma così sei! Oh,
mettere così. Che una panna! Ma non mai lei, perché prima fa parte scappare. Che scurnacchiato! E sapete una cosa? Ha scoppiato la guerra! La guerra! Oh, la guerra! No, la guerra! Lucette Garibaldi che vede verso la Sicilia per combattere contro il Dio. Cioè contro il re. E che non fai nome ne solo contro i soldati del re? Ma che ha sbarcato in tu nave carica di soldati della camicia rossa? Ma che vuoi da noi? Vuoi cacciare il re? E che le cacciasse? Ma l'urre si difende che le figlie nostre, che le giovani come voi. Ah, chi le spara e chi ste paure e spara te, che spari io, scorro lo sangue. E pure fei ci armettono la pelle. E perché sto Garibaldi fa stazione? Chi ci ha regalato? Fino a mondo si capisce niente. Ma io penso che a chi se fanno come due padroni che si litigano la campagna, fanno fa ammazzato le suoi. E chi vende si viene la campagna, ma per sfruttarla, per farci più grande. E le suocce, metti sto piede per la botte, hanno la fatica di più per far contare un padrone che va giù. Ma io faccio un'altra cosa. Proprio mo sono incontrato lo speciale, ma dite che Garibaldi potesse fare una repubblica e caballa. La Repubblica? È la prima volta che le sei? Ma dice che è una cosa buona. Comando lo povero! Ma dove sta tanta gella, ne fa mai una! Io non credo che c'è sopra lo mondo un signore che vuole fare comandare lo povero. Qui si dice a cucire per farsi amica la gente e poi dopo che aspetta un sacco, non la mette in le spalle allo muro. Nego, io dico una cosa. Le signore, se lo vuole quello che si dice, sanno io che lo privilegio. Lui che ci ho detto, dice da così, non può manuare. Lui che mi dite sempre a favore delle padrone, ma io le mico. Vediamo come riesce. Ma, no. Che dicevi, Lorenzo? Niente. Stava a ricettare le danno io. Oh, è bravo, non ti ci pure un brindacchino. Quando ce l'avevo, Signor, sì, ma è lui che ha scoppiato la guerra? La guerra? Sì, ma è una stupidaggine. C'è, si spara in quella palla di gomma. Ma che morto ci sarà? Che tu ne muori di figlione. Voterà no. Ma io credo che si risolva in pochi giorni. E chi vuoi? Ma non vincerà nessuno, è uno scherzo. Finisce a dare la luce e viene dopo una ballata. Sto Garibaldi, come vuoi? Ma è un uomo come tutti gli altri. Come? E dici che è un magna Cristo? Ma fa vedere, ma dopo tutto è un cristiano. Se mette la camicia rossa, glielo diavolo. Ha l'abito quando mai ha fatto il monaco. Buon Giovanni, ha regato io che anche tu mazzo le carte. Io mi meraviglio, io sono un buon uomo pronto anche al sangue e non tradirò mai nessuno. Ma ti sei fatto buono tutto il tempo, brava Lucifero, vuoi vedere che tu ne fai pagare manco giù la rendita? Può anche essere. Allora che la somma dei grani che ti hai portato, te la porti chiù. Come? Ma fai come vuoi, Nicola, coscienza tua. Siete buoni testimoni, eh? Sì, Tu grani ieri sono portati. E lui. La coscienza vostra. Se le cose vanno bene, prima dell'invernata vi farò una festa da farvela ricordare per tutta la vita. Chi sa un re che pensate in casa? Ma quella non ha mai pensato. E allora che re che è? Ma lo re che è, ma chi comanda la moglie? Le camorrisca te torna. Che se mangia si diventa la faccia nostra. E così è fatto il mondo. A chi tanto e chi niente. Ma perché siamo buoni? E lo buono si mangia a breve. Quando lo padre eterno fece il mondo, pigliette l'uomo gli dette tutta la terra con te. Ognuno si pigliava quello che servava a tutte le pezze. Ma l'uomo ne cattiva pensava. Chi aia campè senza lavoro è meglio dell'altro. E chi la forza, in la malignità, come io da sta terra a me e guai a chi do. L'uomo ne buono si impaurito. E lo cattivo continuato. Se voi volete stare sotto la protezione a me, avete affatti a me e avete affatti a uccidere per me. Pure.
che l'uomo è buono a ciuccare le spalle, si è messo a fare di niente e a fare il sacchetto per quello. Ci capiste, me? Quello è diventato signore, ha messo le dire, me ne ha fatto la legge molto sempre. Adi, tutta da far scannare quando te le dico io. Ma prima di fare te scannare, e da fa fuori quando c'è gente deve fare. Cannica, non vuoi rubare per te, che aveva l'inverno. Quando ruba per me, acquista bene. E angrandi di domenica sei. Questo è la storia del mondo, guarda. Noi due cavalli siamo acciuccati sempre. E chissà quando era sei. Donato. Mari. Donato, quando è tempo che aspetti? E che le conto loro, Mari? Non so potessi prima, perché mi stavo a fare la posta tata. Ma quando c'è bello che sta barba fatta e le capelle tagliate. Memoriale di Lorenzo, primi di per soldato. Domani tenga a partire. Domani? Donato, a me domenica, a domenica a me. Sì, che mi impiagna, se non venga a favorire. Maledizione di mia origine e causa. Gena, ti sono portata la bettina della Madonna della raccomandata. La Madonna te te la mene sopra e te protegge da tutte le pericole. Madonna mia, perdura. Ecco, Dena, te la penna lo collo e portale sempre. Io ti aspetto e ti pensi giorno e notte. Curie. Guarda, Dena, che se non arrivi tu le sei, io mi muoio. Ora venga. Addio, Maria. Addio. State una troppa occa. Amanuto lo 60 ve marmasta tanta tanta. Amanuto lo 61 ve marmasta senza padrone. Come le pecore spatriate, viva Sant'Antonio Abate. Lo governo di Borbone che ha scritto a Pio IX che l'avesse aiutato in sta guerra dichiarata. Ma lo papa in fregato, viva Sant'Antonio Abate. Che gli pigli un accidente a Garibaldi e Don Clemente, dopo che Napoli l'ha piata, a Vittorio l'ha consegnata, agli poveri non ci ha pensato, viva Sant'Antonio Abate. Mo che non sono l'altra banda, sa formata lì briante, mo chi sono lo trombettire, ha finito lì cannonire, e Francesca ha scappato, viva Sant'Antonio Abate. Occhita ci se li guardi mobile le piemontese, dopo per tutte sapi. Amanuto lo 60 ve marmasta tanta tanta. Amanuto lo 61 ve marmasta senza padrone. Come le pecore spatriate, viva Sant'Antonio Abate. Lo governo di Borbone che ha scritto a Pio IX che l'avesse aiutato in sta guerra dichiarata. Ma lo papa non ha pregato, viva Sant'Antonio Abate. Che gli piglia un accidente a Garibaldi e Don Clemente, dopo che Napoli l'ha piata, a Vittorio l'ha consegnata, agli poveri non ci ha pensato, viva Sant'Antonio Abate.
Mo che non sono l'altra banda, sa formata lì briante, mo che sono lo trombettire, ha finito lì cannonir, e Francesca ha scappato, viva Sant'Antonio Abate. E ci va su con l'aria, ci fere il mare. Sono trascorsi circa 2 anni dalla spedizione dei Mille e in una piccola comunità abruzzese l'Unità d'Italia viene vissuta nella piena soddisfazione della borghesia emergente e dei proprietari terrieri, i quali, gattopardescamente, si sono immediatamente adeguati al nuovo corso della storia. Mentre il popolo sofferente, che con l'Unità d'Italia vede aggredita anche le sue antiche tradizioni e la sua cultura, tenta la sua ultima disperata ribellione, ed è il brigantaggio. Si è sparsa la voce, cavatorie, mo che ha fatto l'unità, fa fare le strade, le ferrovie, le scuole per tutte, e sai quando la cosa c'è reale. Sì, ti manda pure a mangiare la casa, intanto ha scaffato le tasse, ha mandato le soldate e carabinieri per farci sparare, e ha dato un comando a chi le teneva prendere. La roba lo deve comigliata dalle terre alle campioni, ma gli hanno dato subito il controllo. Può essere tutta una finta per farsi un buon popolo. Quando si è accorto che la cosa si chiama buona, ha retrato davanti. Ma come che siamo rimasti fregati pure stavolta? Poi dice che fa 20 garabaldi che pure ci hanno schiaffato una zampa d'anglù. È stato il signore. Quelle hanno goduto che Francesco, poi stanno minchi per torci. Quando dicendo che la vittoria è più buona dell'altro. Mentre passavo per un paese vicino alla montagna, niente all'esercito di Sepi, verso 3 anni, tu senti che quel paese gli ha cercato una casa. Gli ha detto, maestra, poteva portare i baffi. E lui ha risposto, li portano i gatti, li portano i cani, perché non li potete portare pure voi. La grazia è concessa. E già la posto malecchio, figlio va bene, e poi se te ne do. A chi ne cerchi niente, a chi vada che cosa? Come questa di nuovo? Nicola, portami subito quella salma di grano a casa, altrimenti ti faccio convenire. E nemmeno mi buona. A tempo di Francesco. E mo? Adesso è tempo di Vittorio. E lasciami pure il campo perché l'ho promesso a Vincenzo dello Sfraffata, il quale è più onesto di tutti. Tu giù, ma perché mi fai cucire? Chi tengo le piccirelle? I figli sono tuoi e tu devi pensare. Che buon uomo che scegli, Giovanni. Non sono fesso. Dici che dopo fatte le taglie sarà da fare italiano, tu con i propri buoni. Credevate di trovare il tempo dei bengoli, eh? Mettetevi in testa che ora dovete lavorare di più per permettere a noi proprietari di pagare le tasse. Viva l'Italia, lo mostri cagno, ma la banda è sempre uguale. Quando mai lo piattenara ha fatto il capopano. Questo è pure lo aereo, ma lo piattenara da gamba lo stesso. Io non dico che debba crepare. Ma deve vivere a malapena,
altrimenti caccia i vizi e tu me ne hai dato già la prova. Che poi qua se ne compra, la madosca non schiava la mamma e schiava la maraima. Mi dispiace, eh? E quando avevate fatto la mira alle nostre terre, non mi dispiaceva di noi. Il sudore dei nostri cavi è quello nostro, buttati al vento. Ma quando me la pensate voi? Tenete la cura la roba vostra, finché potete. Ma siete attenti che si sente brutte cose questa balla. Noi non abbiamo paura perché agiamo nel diritto. Il nuovo re ci ha lasciato i soldati che presto si sbarazzeranno di quei quattro straccioni che dicono di voler riportare sul trono Franceschiello. Ma poveri Luzzi! Ma chi non poveri Luzzi! Ma chi non frega chi di Francesco? Quanto me l'hanno conosciuto? Ma che mamma, ha deciso di tutta la roba che te, pane, vino e cumbana. E fatte da pur 50 ducate, che se voi facevo fare la ricevuta a Vittorio. Ma... E se sta rifiuto, dica che mettiamo fuoco alla massaria e la piena gola. Vai, straffare. Ma che mondo è morto in sto paese? Tutta rentenata per quattro stoppattate. Quattro scende fuori e non avete paura. Che non ce l'avevi che buono. Forza, forza, scende, che ci volevi divertire. Facete quella cuglietta da frati in lavoro. Su lei, non parla, stavici a lei. Thank you.
La dite, Lucy? Una rifiata! Oh, why you? Ma niente vi vedete che questa roba va! Dov'è? E' Luca! Che non è tu, me ne avevi scurtato! Oh, uè, la compagnia, attenzione! Ste soldi non le mi fregate con lo stesso sistema che l'hanno fregato a voi! Soltanto che lo sistema nostro si chiama forte, è peccato! Quelli di che letra è legge, è sacro! Ma non la usiamo la caccia a morte! Non ve la redemo! E volete sapere che quando dice quando non si vede niente? Che non siamo per niente in sei carantone! Quando non si vede niente quando dice che io sono assassino! Perché sono sparato a me! Ma l'ho fatto va così! Voi tutti sapete che quando stavo a passare la visita militare e arrivava e non arrivava in altezza, mi Dio mi mettete una mena sotto la mossa e mi staretti in una sardella. Facevi giusto la misura. Se avessi stato soldi, potessero essere scartato. E voi tutti sapete che significa 10 anni di soldato. Ma niente, passando per la pastina, ti vedi mette. Stavo a fare un bisogno sotto un piede lì. Diciamo per ricordargli che l'ho fatto e si precipita a spendere il fucile dalla rama che la cazzo in me. Me volava fa fuori! Me volava fa fuori e se l'avesse fatto a toccare pure la medaglia. Perché sono disertore, o me ne andava di mezzo. Io mi sono difeso, ma sono assassino. La salute, signor Brigante. E sapete che significa disertore? Pensa, è l'azione più brutta che esiste al mondo. Ma io mi avvede, è uno che so fare la pace a sé, ma è pure il bito. Me lo scambano un turno, contento di darmi alla casa e dar braccio alla sposa. No, né permesso, ti ha rappresentato sotto a vettore, per forza, e a sparare contro la fratella di là. Sì, me ne sono scappato! Bravo! Ma tu dove l'hai fatto? Avevo fatto un giuramento a Francesco. Quello non vale più, a dar giuro a Vittorio. No, un giuramento perché con mano è cosa da dire. Quando serve per la cazza, sì. Ma quando esse ti hanno fatto giurare, te ne ruba mai che lo va che dove. E tu per fame devi sciazzare da fare. Allora un giuramento vale. E all'inverno ritti ritti e vai pure in carcere. E mo giù da che te voi? E la tu, se non me ne andiamo, ti lo coraggio di parlare! Eppure di morire! Eppure di morire! Mo vi faccio sentire la voce di Minghe Fante che è un capo nostro! A te, Minghe! Alla salute, Minghe Fante! Io parlo poco. Sono fatto 10 anni da soldato. Sono il più anziano, tengo 30 anni. Dopo 10 anni, arrivai alla casa, sotto la paese. Se non la trovi più la famiglia, a loro che l'hanno fatta morire fame e malate, acchiappano un responsabile e gli faccio la pelle. E mo qui di sti quattro a vivere e morire. È la prima volta che commanza, fino a 20 anni commandata tardi, dopo un re. Mo sti quattro ma date la fiducia e le tenga un'ora. E mo parli di voi, andate in lavoro. Sono desertore. Non ho fatto niente, non ho acceso nessuno fino a morte. Manco io. Chi ste parla poco? La notte ogni tanto, quando stiamo a rifugiare dentro una grotta, le sente piangere. Non sappiamo a dove troviamo quando si fa giorno, non sappiamo a dove quando si fa notte. Gli ha ricetto un paiare, una stalla, una frate. A chi va bene la facciamo 100 volte, ma a chi va male lo scanniamo come fa il lupo quando venite qui. E chi si ha sugato lo sangue vostro per tanti anni, dorma lo letto anche le voi e si fa servire a dove. Hanno fatto la Guardia Nazionale, ste buoni italiani. Delle soldate dopo non ne parlate. Hanno vedo a casa di Cristo e ci hanno occhi come lo diavolo all'acqua santa. E la scusa di dargli la caccia, accide quattrelle, femmine, vittariele, e hanno abbruciato il paese in dire. Che vince con man e che con man fa legge. Ma che è? Ma non lo scusate che marcia. E non so fatti niente. Perché mi spana? Ma c'è niente a lui, Bregancia. E qui è. Signor Brega, per l'amore di te, non mi fa male. C'è niente a rizzo che spara. Signor Brega, falle perché le fai piccerelle che mi cagna la casa.
Ti prego, per tutto il tempo lo paradiso. Non mi fa niente, Arrizzati a me. Benedetta che la mamma che t'ha fatto. Signor, non ti chiedi. Ma non te ne frega te. No, non ti arrabbia. Fatta una carità. Va per l'anno mi te lo murta a dire. Per lo bene della famiglia te. Non tengo famiglia. Povera me che ci sono capitato. E moglie io fa. Guarda, signor. Se me l'estate tengo 10 ducati. No. Te ne tengo 20. No. 30 se mi rimane alla casa. E che ci pensa? Fa finta che mi ci incontrate e te ne tengo 50. Ecco. E te faccio le pietre. A cui c'è? O t'arrizzo o t'acciuto. E chi mi aiuta, mo? Povero figlio mio. Annil, vuoi a me bello, vuoi a me a dove là? Aiuto, aiuto. Marito mio, sono mio altro marito mio. Io mi capo, marito mio. Che faccia secco. Come? Io mi allora. Ma questo è Francesco, un sergente della Guardia Nazionale. Francesco, e ne stiamo buoni vicino a voi. I soldati quando trovano un cavone armato in becco. A cucì mi fa pure noi. E perché ci va armato? Per quale intenzione? A dire per la sera, da riunire la guardia e domandare la staffetta per i carabinieri. Ma la festa a noi? Bravo, ci dite la verità. Ma non insieme lo soldato, noi non ti imbecchiamo. Noi ti portiamo con noi e per uno scatto ci può donare per un attimo. Non avrà mai che ci sto capitando. E te potevi farlo fatto a te. Poi te lo faccio io prova noi come la vita nostra. A cucina, raccontassi, signore. Non mi fate mai, per l'amore di te. Se te lo riscatti, te ne può pure scambare. Se no, ti attacchiamo alla cerca formicosa. Termino! Come ha avuto? Questo è scomandato! Te la facciamo capare! Te la facciamo capare! Chiami, ama, facciamo festa! Facciamo festa! La cantata e la ballata a un'ora delle pregate! Forza, sembra allegra e nasconde! Vedete, ignari tutti! Vedete, ignari tutti! Vedete ignere tutto il tuo paese, tra re napoletano, tra re napoletano, tra re napoletano e piemontese. Vedete di battere tu cavalli, vedete di battere tu cavalli. Ma tanto faccia a terra, ma tanto faccia a terra, ne mettiamo. Che non ci può vedere, che non ci può vedere, che se ti chiese, l'occhio in chi lo dite, e l'occhio in chi lo dite, l'occhio in chi lo dite, se cacciasse. Vedete, ignari tutti,
re napoletano. Tra re napoletano e piemontese. Viva te le tu cavalli. Viva te le tu cavalli. La vita è bella e nu, ce l'io chiamo. Ma tanto faccio andar, ma tanto faccio andar, ma tanto faccio andar, le mettemo. Dimmi, 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 ma te ne tu capalli. Dimmi, 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 ma te ne tu capalli. Che non ci può vedere. Che non ci può vedere, che non ci può vedere, che se ci disse l'occhio in chi li dite, e l'occhio in chi li dite, l'occhio in chi li dite, e se cacciasse. Dimmi, 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 ma te ne tu capalli. Dimmi, 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 ma te ne tu capalli. Che ci va a sparire, lo lascia prima. No palme sotto a terra, no palme sotto a terra, no palme sotto a terra, ne mettema. Dimmi, 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 ma te ne tu capalli. Dimmi, 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 ma te ne tu capalli. Chi non ci può soffrire, che se soffrimesse. Volemo la giustizia, volemo la giustizia, volemo la giustizia del mondo. Dimmi, 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 ma te ne tu capalli. Dimmi, 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 ma te ne tu capalli. E tu, come ci hai fatto a saperlo? Ne so fatta. In arabosa, ma tengo respiro per tutte le pizze. Quando c'è caro, Vaiola, quando c'è caro, tu in un bene d'amore. A che le dici, Dena, a che le dici? Sono stato tutto quanto per te. Mamma, padre, compagni, soltanto per vederti. La notte che le poche volte che dormo, mi sogno sempre che t'hanno accesa e piagno sempre. Quando l'amore impazzire ti fa, pure pregante ti fa diventare. Tu ti pieni, vieni a me pente. Non ci vuole bene fino alla morte. Solo quello ci può separare. Non ci separa, Dana. Non ci separa. Noi siamo tutti e due in paradiso. O tutti e due in merda. Ma non pensa a scappare, Dana. Scappa. Io mi stendo in anni per vedere che succede. Ce la vediamo solo da posto. Scappa, Dana. E che ti dà benedice. Abbada a te, Maria. Abbada a te. E pensami sempre. Ancora deve nascere chi è capace di farmi fuori. Lo so! Chi va? Chi va? Allora, anzi, non è mai io. Avete arrivato prima per trovarmi. La colpa non è mia. Ce n'è voluto di tempo Androni. E il sergente non si vede ancora. A partito, lo sergente! Perdone. Se l'hanno portato le briganti. Escite prima di dai ed è stato fregato. Lì l'hanno acceso per miracolo. O dici che se ne scompe si mannette ducata, almeno gente, polvere e piombo. Se no vi fanno ritrovare la coccia di Francesco, dopo che sta spurbando le formiche, appesa lo bartocchio della gamba del rosario.
il fesso si è fatto fottere. Ma fatti in attaglio che ti ci trattano dalla casa. Che vorresti dire, Lorenzo? Cadone in cefesso. Volevo dire. È sempre stata la più bella. E la bandiera dei colori. È sempre stata la più bella. Urruale, che non venire, se pesa. Vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà, la libertà, la libertà. A manute lo 60 ve marmasta tanta tanta, a manute lo 61 da padrone come le pecore spadria Sonia Bada. Lo governo di Borbone che ha scritto a Pio IX aiutate in sta guerra dichiarata, ma lo papa in africato viva Sant'Antonio Abate. Che gli piglia un accidente a Garibaldi e Don Clemente, la buca Napoli l'ha piata, a Vittorio l'ha consegnata, agli poveri non ci ha pensato, viva Sant'Antonio Abate. Mo che non sono l'utra banda sa formata li briante, mo chi sono lo trombettire ha finito li cannonire, e Francesca ha scappato, viva Sant'Antonio Abate. Ho crescita ci se li guardi mobili le piemontese, dopo che tutto sa finita lu Piemonte se narita, mezza li guai e c'ha la strada, viva Sant'Antonio Abate. Mezza li guai e c'ha la strada, viva Sant'Antonio Abate. Mezza li guai e c'ha la A manute lo 60 ve marmasta tanta tanta, a manute lo 61 ve marmasta senza padrone, come le pecore spadriate, viva Sant'Antonio Abate. Lo governo di Borbone che ha scritto a Pio IX che l'avesse aiutato in sta guerra dichiarata, ma lo papa in africato, viva Sant'Antonio Abate. Che gli piglia un accidente a Garibaldi e Don Clemente, la buca Napoli l'ha piata, a Vittorio l'ha consegnata, agli poveri non ci ha pensato, viva Sant'Antonio Abate. Mo che non sono l'utra banda sa formata li briante, mo chi sono lo trombettire ha finito li cannonir, e Francesca ha scappato, viva Sant'Antonio Abate. Sono ormai passati 3 anni dalla spedizione dei 1000. Per i contadini del Meridione l'Unità d'Italia ha rappresentato un ulteriore accumulo di miseria e, cosa più grave, la distruzione della loro millenaria cultura. Essi, ben consapevoli di tutto questo, tendono una disperata ribellione dando manforte ai briganti. Ma anche il fenomeno brigandaggio ha ormai i giorni contati. In un paesino della provincia di Chieti, Gessopalena, gli ultimi briganti sono stati catturati ed uccisi. Resta Morricone, braccato e inseguito dalle forze dell'ordine, e questo brigante, protetto dalla simpatia popolare, sembra imprendibile. Ma anche la sua sorte è segnata. E il popolo, l'eterna vittima della storia, sembra essersi rassegnato al suo tragico destino. Minghefante, è lo capo delle brigande. Sembra allegre e mascondente, le caffone sa difende. Minghefante, lo gallo sempre canta, la gallina sempre fete, e Minghefante se ne frega. Minghefante, e lo gallo che sempre canta, sa rificca la cagliola e nessuno la ritrova. Intanto, i soldati l'hanno ritrovata e l'hanno acceso coraggio. L'hanno fregato tra palumano avanti. Mo c'è Romano Morricone e cacche altro.
cacche giorni le vedemo appese a un'alba. Le soldate non scherzano. Contro la forza, la ragione non vale. Hanno trovato a noi che parliamo che poca crianza, quanti affaremo... E siamo fatti bene. E perché fosse sbagliate? E una parola, ci stanno battendo le soldate. Chi esse? E a bruciare le case e a uccidere i figli. E stai mia cucina, Urnut e Mazziato. Ma non ve ne accorgete che la mondo è nostra finita. Pare che siamo ancora vivi. Prima, incluso loro nostra, ma Sazia sono padroni. Moni e Sazia, due o tre, e che sa quant'etro. Questo è lo meglio. Ti hanno levato il temore di te. L'usanza nostra dei campani di morire, l'onore delle femmine nostra, la libertà di parlare, e io ne caricato di tasse. Stavamo in colore nostro. Io non dico che eri mio, ma almeno gli dà fastidio. E questa che la scusa delle preghenti, ma le spi pure dentro le lette. Non siamo più padroni di niente, ma non ve ne siete accorti. Sempre cane usse mi da caccia isso lo paese sei. Uè, uè, non se lavora più, si parla, eh? Il gesso serve urgentemente al maggiore serra. Ecco un'altra che la deve andare, signore, e te bisogno dello sudore nostro. Che hai detto, Nicò? Niente, niente. Stavo a dire che mi rodo lo stomaco per la fame. Ecco che siete capaci di fare, in ogni momento. Mangiare. Non vi saziate mai. Non consumo mai, ma... Siete come lupi, sempre affamati. Io mangio una volta al giorno e neanche digerisco bene quello che ho mangiato. Tu ci hai fatto un'altra carta. Non dire fesserie. È la verità. Ma facciamo una prova. Gli faccio due pallotti di terra. Uno me lo metto a ec, alla batterata. E l'altro lo metto sopra lo stomaco di te. E dopo un poco vediamo che succede. Tuppa e tuppa lo mortale. Poca olio e poca sale. Poche pane e poche vine. Poche zappe e martine. Tuppa e tuppa allo mortale. E in annata troppo male. Senti stessa la verdura, oh che grossa fregatura, tuppa e tuppa lo mortale, in gista pizza e in gista sale, in gista niente per campà, Luca Foni come fa? Tuppa e tuppa allo mortale, lo padrone è sempre uguale, te lo pane, te lo vino, delle sacche di farina. Luca Fone, come va? Niente, niente per gamba. Poi vediamo che è successo. Guardate, eh? Signor assessore, ci viste la differenza? La carnata è carne di cristiane, quella nostra è carne di cane. Ci vuole avvocato, non buon avvocato. Tenete, tanto appuduno. Dete a un parente vostro, ma a una fedata, prima di presentarlo. E tu? Come fai? Mi arrangio. Niente, e che Dio accompagni. Tante grazie. E tagliate questa barba. Se volete in più tu si lo giudice. E tu da varie, non guarda tante le femmine, che a moda nascono dopo una bella piazza. E se l'hai fatto, salute da mamma.
c'è più per l'embra, carcafo. Non avevo paura. Gnostein. Gnostein, gnostein, ne cristal l'orto, solo io. Ecco, ti porto per una cascia, e fui. Grazie, lo è. Ci sta ancora qualche cristiano che si ricorda di me. Che nuovo t'amo porto. Lo scolto. Che con mamma è contento che sta per stare la maia. Che fuori che la pensi che non fa ucchia, non vede e ancora non sentì. L'artigiano stanno tutta la parte più forte, a tuo smoglio. A proposito, sai che c'è Giacomo a passare un brutterice? Che ha fatto? Ha domandato lo soldato, qual è lo peste? Lo soldato è tutto uno pezzo gli ha risposto, l'Italia. E c'è Giacomo ha fatto, lo paese me, invece è a due semagni so, si dorme in compagnia e si lavora in mezzo a una folla di gente, 100, 200, 300, per fare quasi niente. Lo buffo che lo soldato vuole sapere dove si trova questo paese. All'inverno gli ha risposto Zigiaco, e su un po' lo vecchio ne in carcere. Bravo Zigiaco. Tu che ti intenzione fai? Quello che faccio. Ma solo tu. Basta. E quando vuoi dire? A chiappa di Maria, fatti a Roma, montagna a montagna. Non, l'ore, non. Morragona mora due annate. Ma per fare cosa? Forse niente. Ma per dimostrare che è caballa, ci sta solo tra detture e cacacciuse. Ma come ho? Ma dici che proverbio che fa bene mora accesa. Mariani Lerc? E ne fa bene te? Ma che vuole? Lì dentro. Né cosa che si può dire in mezzo alla vera. E alla casa vostra, ninja vai. Andiamo, baffani. Che dici? Ave, vengaro. Beh, che te ne devi dire? Indra Maria, siete, va, siete. Ma sbrigate, va? Che te ne vai fuori? Guarda una cosa. Ma zitto, per l'amore di te. Ci stiamo a mettere una zarda. Ma siete, da mare. Povera nusa, sa pure. E chi è sto mistero? Domani, le soldate della Guardia Nazionale mettono sotto sopra tutta la Solagna. Vallone, pastone, piano, quarta da capo. E che me ne importa? Mangara. O che facessi quello che vuoi. Ma su fatto che mi tenete a conta, chi ve l'ha detto? Sì, ce l'ho peccata, ma non l'ho peccata ora. Giusto. Ma zitto, che non si arriva a sapere. Vedi, Mare. No, non volemo male allo sposo te, ma non volemo manco perdere l'amicizia con la Guardia Nazionale. E se no, come si fa a campare? Ah, lo sai, Franceschi stamattina mi ha dato tanta zucchero e farina. E io lo sai che ci sono fatta, una bella pizza dolce. L'uomo me l'ha dato questa, con gettino. E noi ce l'ho bella magnema. Ma io, mo me ne vai. Quello che mi avete detto non mi interessa. E dopo, che quello che dicete voi? E da mo' che non ci faccio più la morte, buonasera. Ma dove state? Fa ora 5 no, come ti fai sapere? Mangaro, ora ci sono curtelli. L'arco, come se fosse fresco. Ma ai, Mangaro, ti lascia fare, lascia fare. Maria, sì. Che pizza, Maria. E che bella pizza che sono fatto. Bene. Piet, magnet. Pi, Maria, non ci faccio armoni. Com'è buono. Pi, Maria. Com'è? Sai il zucchero? È buono. Dopo che un assaggio. Non le mangiamo spesso. Mi ha dato. Tu lo portato senza che ci ha mangiato? No, Mangaro. Lascia fare, grazie, ma che grazie le fanno sempre. Che dici, con te? A noi ha stufato, Mangaro, scena. Ma te l'attaccano un bel salvietto. Quando scusa, Mangaro. Aspettando poco. Com'è bello stufazzola. Eppure sto laccio, bello pesante, che te l'ha lavato. Non riguardo mamma qua. Bello.
Tua mare, era pur sangue di pezzo. Che vai a dire, va ringrazia. E ve la sarà per la sera. Buonasera, mi arrivo, buonasera. E mo vanno a dire al maggiore, è fatta dalla ricompensa. Subito, andiamo. Non ci stanno più. Era ora, dopo tutto quello che hanno combinato. Quando a Giunette piagna lacrime di sangue. Tu Seneca, mo che tutto è passato, ha fatto 10 giorni di festa. Va sempre in giro clupette da fuori, come se tutto che essa avesse fatto. Uè, un battaglione di soldati, per tanto tempo, a un momento non ce la faceva che ha parlato un brigante. E perché ce l'ha fatta in quella forza? Ha avuto a ricorrere all'inganno. Fatta dalla pizza. Dopo che l'hanno ferita, perché l'hanno portata in giro per le contrate? Non lo so. A dir la verità, ne so c'è diritto. E mo te lo dico io. Dunque, dopo ferita, le soldate e la guardia gli hanno saldato in gola e l'hanno attaccato.
Lo guardi specialmente, subito hanno voluto sapere dove tenava lo tesoro. Morricone ha pensato a quando volesse morire prima di rientrare al paese. E ha detto, portatemi per secondrata, a cui ci vedete, addosso sta lo tesoro. Perciò non ne portate per la contrada a cavallo a Nasena? E a ogni contrada che arrivava faceva scavandere un bel poco, ma non si trovava niente. Ne c'è al monte, a Santa Brescia, alla Pasta, alla Valluna, alle Macchie, sempre anche la speranza di morire. Ma lo tesoro non si trovava. Quello è ricchiuto sperato di nuovo. Alla fine lo guardi l'hanno buttato. Allora lo brigante con un filo di voce ha detto, sapete, dove tengo lo tesoro? E lo guardi con gli occhi scacchiati, addò! Morricone a quanto ha fatto, dentro allo pertecchio, e gli è svenuto. Dopo l'hanno riportato allo paese e l'hanno fucilato in cima alla Iervella. Ma era mezzo morto, lo so visto. Invece Tavarilla e Mazzanera se l'hanno scampato, non sta in carcere. E Lorenzo, che fine ha fatto, non si vede più? In carcere pure essa. L'hanno accusato di aver aiutato le brigante. Famiglia scomparsa, morta a tutte le pezze. Ecco che ci ritroviamo. Nico, tu dici che a sto malanno ce l'ha mandato te. Ma quale te? Quale te? Te se ci stanno un po' fa male. L'uomo e malamente fanno lo male. Verso le buie le Calabrie ci sta migliaia e migliaia di morte. Ma io ci ha bruciato, quadrelle squartate, femmine arruinate per tutta la vita. Non ci hanno mandato manche creste. Donne cacciate monache e monaci. Come è successo al convento nostro. Volesse sapere una cosa. Sto regnando cordini sti stragi. Come dorme la notte? Dorme che la panza tarata. Qui la forza deve essere durata in Gino Santo. Se vedi che a dice l'ha messa apposta sul palutone per farlo come da sé. Si è messa in capo di farlo uscire grosso. L'ha fatto. Ma per chi l'ha fatto? Ecco, l'umonna dai sempre a cuscire. Ci sta rimedio. E chi te le dà? Chissà che te dà dire questo? Stiamo a vedere. E la metti cacchiata la tasca. Mi si pozza seccare meglio. Mi si secca a no, purtroppo di una. Ma lo sposo me. Ma vedi lo sposo me. Ma la patrana. Facete questa stampa! Facete la manca l'otto! Ma lo posso stessa! E non ci potete pensare! Pezzo di svergognato! Mi sono dovuto impegnare una somma di terra per fare lo scatto e mo piano! E piedi! E che pegna? Avessa piagni io! E mi fa occhia nel vedere e orecchia nel sentire! Se no, ti sarà scala lo sangue e tu non sai più che cosa fai dopo! State calmo, Nico! Pensicati le figlie! E sempre per pensare alle figlie, non ricalere! E che vuole vedere? Parlava che assunto della chiesa nostra. E poi vedi, Nico, tu vieni. Per non bello in giù la sorte di Lorenzo. A ricordo che può fare la festa fino a ogni momento. Se le posso ricordare. Oggi è festa grande per il paese. Ho ricevuto un encomio, eccellenza il prefetto, a seguito della delibera adottata da questa giunta municipale. Un encomio! Pensate, roba da far gola a tanti comuni vicini. Signor sì, è roba che se magna. Silenzio, ignorante! Ma occorre prima citare qualche stralcio dell'anzitetta delibera. E tantissimi di voi non hanno letto all'albo perché erano capito. Taci, cafone! Dunque, l'anno 1863, il giorno 3 giugno, la giunta comunale,
per soddisfare un pubblico e giusto desiderio, rende omaggio di sentita gratitudine all'egregio signor Felice Serra, maggiore del 48esimo reggimento fanteria, 4° battaglione. Il quale, nel D 29 dello scorso maggio, coadiuvato dalla nostra valorosa Guardia Nazionale, e cessare i timori che da 9 mesi contristavano le popolazioni di più mandamenti. I briganti Domenico Fante, già appartenente alla pianta della banda, Luigi Di Renzio, Fiorindo di Penna d'Omo, Luigi Teti ed Erminio d'Ulisse di Torricella Peligna, Donato Scamuffali as Morricone, Tengo Paralis, Mario Lannutti alias Tavariello, Antonio Innaurato alias Mazzanera di Gesso Palena, Francesco Molle Calabrese ed altri cui non si conosce il nome, avevano sparso il terrore nei mandamenti di Torricella Peligna, Lama, Villa Santa Maria, Casoli, per le atrocità, i ricatti, i sequestri di persona, uccisione di animali, incendi, omicidi, consevizie ed aggressioni a piccoli paesi nervi, eccetera, eccetera. Passato per le armi il capobanda Fante, divenne capo Scabuffa, più temuto perché di animo più fiero, più agio e sanguinario. Alberender tutto a falegna! A fronte di cennati disastri, quale non deve essere la gratitudine dovuta al signor Serra, specialmente nel considerare il grave pericolo corso di rimanere vittima per le mani del più infame assassino? 400 contro uno! L'operosità, l'abnegazione di sì meritevole maggiore e dei suoi bravi ufficiali destano in tutti meraviglia. E tutto il giovane con la runa! Corve, corve, non si caccia voi! Silenzio, Gafoni! Sta parlando il capo del paese! La fine dello Scamuffa è esclusivamente opera della non ordinaria dirigenza del suddetto maggiore. Ecco, la misura è colma. Avvertiti dai colpi sparati dal signor Serra sullo Scamuffa, soldati, guardie, ufficiali, senza calcolare pericoli, si precipitarono con nobile gara per le altissime, disastrose rughe. Andoscia, giva la voie! Mi si vede che non ci vai male, piano mazzetta! Silenzio! In questi luoghi rimarrà in tutte le classi indelebile la gratitudine al maggiore Serra, ai propri ufficiali, Castagna capitano, Franchi luogotenente, Bartali e Verseggio tenenti, e ai bravi soldati che, animati da sentimenti di umanitario zelo e distinto valore, non risparmiarono fatiche e cure per la distruzione degli infami masnadieri, flagello di pacifiche popolazioni e ciechi strumenti di perfidi istigatori. Ed ecco qui l'encomio. Esso è scaturito da questo nostro atto e dallo zelo e dal valore della nostra Guardia Nazionale. Fattici a fuori il culo! Guardie, arrestate quell'uomo e quanti si sfierano dalla sua parte! Qua c'è il sindaco, non vi impressionate, facete conto che non avete visto niente. Al tuo mondo tutto può succedere, ma la vita allora continua qua. E anche la vita, ora la speranza.